È un bel momento quello di questa sera qui alla Sala Fiera di Orio in provincia a Pescara, proprio perché la diciamo Cipiola, l'organismo che come provincia abbiamo istituito oramai circa 3 anni fa, ha lavorato tanto in questi 3 anni circa proprio per creare le condizioni affinché le problematiche relative alla differenza di genere, ma soprattutto l'impegno delle donne nei vari settori della società, sia un impegno non solo riconosciuto ma concreto, reale. Io mi complimento con la Presidente perché ha lavorato instancabilmente e creando anche questi momenti di confronto così interessanti anche con il mondo della scuola, perché immaginare anche un premio che ha a che fare con i ragazzi significa metterli da subito in contatto con quelle che sono i fenomeni, le dinamiche relative ecco, al fenomeno culturale afferente al sistema che si crea a volte sul sistema donna dal punto di vista anche delle istituzioni, e vale a dire l'impegno delle donne sempre più importante e deciso nelle istituzioni, non solo come quota da rispettare ma soprattutto come forza, come energia nuova che aiuta le istituzioni anche a essere meglio governate. Quindi io mi complimento con la CPO e soprattutto con la Presidente e i componenti che ne fanno parte. Abbiamo indetto un concorso come Commissione Pari Opportunità della provincia di Pescara dal titolo La relazione di genere tra violenza, stereotipi e libertà, con l'intento di avviare una riflessione con i ragazzi. Il bando è stato indirizzato agli studenti degli istituti superiori della nostra provincia. Hanno aderito 3 importanti licei, il liceo d'Ascanio, il liceo classico D'Annunzio e il liceo artistico Misticoni, e con i ragazzi hanno prodotto una serie di elaborati, molti dei quali per la maggior parte sono video, quindi di carattere multimediale, anche sintomatico delle nuove metodologie di linguaggio che loro adoperano, e hanno quindi avviato una riflessione anche, devo dire, piuttosto matura su come percepiscono un fenomeno che è quello della violenza di genere, che è diventato una vera e propria emergenza sociale. Allora, sicuramente è un'occasione molto importante e valida per parlare di temi assolutamente di attualità e avvicinare i ragazzi, che forse è la cosa più importante, a questi temi di attualità. Hanno lavorato in maniera ottima, proprio concentrandosi su quelle che sono ormai delle realtà molto difficili da affrontare, e queste occasioni sono molto importanti perché si parla, si affronta il tema, ma soprattutto la soluzione dei problemi. Credo che si tratti di un'iniziativa molto interessante, perché consente ai ragazzi, alle nuove generazioni che poi saranno gli adulti di domani, di affrontare un tema delicato, scottante, e soprattutto di analizzarlo da un punto di vista anche della comunicazione, e la comunicazione in questo caso è molto importante. Devo dire che mi ha stupito anche molto la preparazione di questi ragazzi, la sensibilità e anche la tecnica, la qualità insomma degli elaborati. Per cui complimenti alla provincia, agli organizzatori, e sono davvero molto soddisfatta. Allora, Romina Di Costanzo, che ben conosci, mi ha coinvolto in questa iniziativa che ritengo molto positiva. Io ho insegnato tanti anni all'Istituto Statale d'Arte di Pescara e ho partecipato a tanti concorsi con la scuola a livello nazionale e a livello regionale, dove gli studenti hanno vinto anche premi consistenti. Mi ricordo a Milano il premio della Nike, 2 milioni di lire, allora era in lire, e tanti altri premi. Credo che sia molto importante farli partecipare a queste iniziative, uno per uno scambio culturale con altri studenti, con altre scuole,
di altre città e per abituarsi a lavorare con delle scadenze molto brevi. Io ho dovuto esaminare soltanto pochi studenti qui del liceo classico, dello scientifico, devo dire, perché quelli dell'Istituto d'Arte hanno partecipato soprattutto con dei video. Quindi è un linguaggio che sta cambiando. Sì, è un linguaggio che sta cambiando. Auguri a Romina, auguri a tutto lo staff, alla provincia che ha patrocinato l'iniziativa. Grazie. Allora, è stato un lavoro più corposo, sì. Perché comunque sì, no, i video ne erano tanti e io non mi, diciamo che mi trovo non alla prima volta per fare il giurato e perciò però ho notato dei buoni lavori e diciamo che sono stupito da questa da una selezione abbastanza accurata e della padronanza del linguaggio cinematografico. Diciamo un po' di tutti i lavori, specialmente poi la rosa finale dei cinque selezionati che sono di un livello che potrebbero stare anche in concorsi diciamo anche internazionali, se vogliamo, perché diciamo che ho visto realmente una sorta di sensibilità, padronanza tecnica e anche quella passione e quell'amore che in certi casi serve per far sì che un video possa essere un elaborato artistico. E perciò grazie di avermi chiamato per questa esperienza e niente, io spero che anche gli studenti rimarranno felici di questa esperienza. Grazie. La cosa che stupisce di questo premio è l'alto valore etico. Quello che mi è piaciuto molto nell'analisi dei testi, nella lettura dei testi delle opere dei ragazzi, è il connubio fra estetica ed etica, cioè c'è una componente estetica, la poesia deve essere anche in parte bella, ma il contenuto è quello che resta, è come dire uno squarcio all'interno di quello che leggiamo e che ti lascia profondamente colpito. La maturità dei testi mi ha davvero molto lasciato in bilico sulla decisione e credo che l'iniziativa sia veramente molto lodevole. E la mia generazione non ha avuto queste fortune, a sapere che ci sono concorsi di creatività legati a discorsi etici mi è molto piaciuto e mi ha molto appassionato. Complimenti a tutti. L'essenziale utilizzo della parola. In questo testo poetico abbiamo riscontrato un discorso sia etico che estetico, quindi all'unanimità abbiamo pensato di più. Allora, il premio come migliore regia per l'aspetto evocativo della storia narrata con un'ottima padronanza del linguaggio cinematografico. Poi aggiunto anche che la regista attraverso una narrazione non didascalica e non retorica, ma espressiva e con un felice intreccio tra immagine e suono ci porta ad una naturale empatia con la protagonista del film. Grazie a Claudia Brandolino, Empatia Nero del Liceo Artistico Bellisario.
Tune per essere riuscita a trasmettere il dramma della violenza di genere puntando su diversi elementi e livelli della comunicazione e creando coinvolgimento ed empatia nello spettatore. Complimenti. Premio della critica va al liceo scientifico da Scandia per la capacità di raccontare. Resistiamo. Dolorose, facendo però intravedere la speranza nelle nuove infinite possibilità che la vita offre se si sceglie di avere il coraggio di continuare a sognare. Stirava meglio di me, ma lo diceva sempre: dovresti imparare da mia madre. Non ho fatto il tempo. Scusate, glielo dite voi alle ragazze del centro antiviolenza che ci avevano ragione. Io non le ho più trovate. Dice che hanno dovuto chiudere per via dei tagli. Ora al posto loro c'è una banca, ma il mutuo non me l'hanno dato. Peccato. Volevo tanto cambiare casa. Ora mi sono rimaste solo queste chiavi. E non mi ricordo neanche cosa aprono. Questa è del cancello. E questa